Signori, ci credete che questo è stato fatto in 10 minuti. 10 minuti totale, alla fine diciamo tra cottura, pasta e quant'altro, mezz'ora, però in mezz'ora neanche, No, meno, 20 20. minuti, 20 minuti. Attenzione, questa è la nostra tagliatella al ragù. Buonasera e bentornati. Stasera siamo tornati adesso da lavoro come tutti e naturalmente quando arrivi cosa si mangia, cosa si mangia, ho fame, ho fame. E io ho le voglioline quelle strane, voglio di tagliatelle al ragù, ma il ragù non è comprato ed è da fare. Dunque. Dunque, no problem. Io ho il mio segreto. In 10 minuti farò un ottimo ragù toscano. E quindi, mentre la pasta andrà, bollirà, noi faremo il sugo. Che problemi ci sono? Niente, nessuno, che dobbiamo solo andare di là a cucinare, o meglio, tu cucini, io riprendo. Andiamo di là. Ciao. Sigla! Ingrediente numero 1. Qui abbiamo un misto di macinato suino e bovino e sono 500 grammi, poi una bottiglietta di pomodoro, di passata di pomodoro, io uso quella della Lidl con i pomodorini ciliegini che è un po' più dolce, mezzo bicchiere di vino rosso, due foglie di alloro, abbiamo qui un trito. Attenzione, le foglie di alloro sono state prese dal nostro giardino Sì. biologico, ovvero il balcone. Certo, un trito di battuto che è fatto con carota, sedano, cipolla e un po' di prezzemolo. Queste sono le spezie che si usano soltanto per il ragù toscano, poi vi spiegherò che cosa sono di preciso. Sono delle spezie speciali Sì, sono queste? delle spezie speciali. Qui c'è un mix che noi lo chiamiamo in Toscana dolce forte, praticamente sono cannella, noce moscata, del pepe, poi abbiamo, io ho messo del peperoncino perché a noi piace piccante, poi abbiamo delle ovette sultanine, dei pinoli e del cioccolato fondente, non Interessante, tanto. Questo interessante. va a dare un pizzico di dolce forte, come si chiama, Perfetto, che sale e si fa pepe per la quanto basta. E selvaggina, sì, e l'olio d'oliva. il nostro Quindi a olio questo d'oliva. punto andiamo a cucinare. Perfetto. Allora andiamo ad accendere il nostro cookero. Nel cookero troverete già la ricetta del ragù, ragù tradizionale. Io logicamente Ok, faccio il un mio. attimo che ci vediamo da vicino. Andiamo nei primi piatti, andiamo a trovare il ragù. Io lo faccio per 6 persone perché comunque 500 grammi di carne sono per 6 persone. Dunque, male che va, si mette via e si mangia al prossimo Certo, giro. sì, al momento che lo Perfetto. fai ne conviene farle in più. Ci dice che ci vuole 2 minuti di preparazione e 10 minuti di cottura a vapore. Noi siamo d'accordo, andiamo ad accendere. Questi sono gli ingredienti che vi consiglia il cookeo, ma comunque uno può puoi farlo come meglio crede, come fa il ragù normalmente. Desideri avviare la ricetta? Sì. Ok, io intanto lo faccio partire, quindi andrò a mettere gli ingredienti mentre lui si riscalda. Inserisco l'olio. Perfetto. Io abbondo un po' perché mi piace. Inserisco il trito. Vi consiglio sempre di farlo partire un po' prima perché così. Ah, così riscalda un po' di più. Infatti sentite che già si sente rumore. Sentiamo. Questa è musica, eh. Perfetto. Dunque facciamo, posso friggere adesso ancora un altro pochino? Facciamo indorare. Che le foglie d'alloro è perché è sempre del ragù toscano o Sì, la foglia d'alloro uno può ovvero, decidere? non lo so se è solo del ragù toscano, dipende, anche in Umbria o nelle Marche mi pare che mettono l'alloro. Ah, ok. Comunque l'alloro si mette nella selvaggina e nella carne, quindi vado ad inserire la carne.
punto inserito la carne, la faccio sgrassare. Questa non è molto grassa, però comunque va fatta sgrassare. Cioè, sgrassare cosa vuol dire? Parlo sempre per chi non ne capisce come me, ovvero i mariti che magari non cucinano e guardano e basta e assaggiano. Che vuol dire sgrassare? Dovrebbe dire che deve sciogliersi il grasso che è presente dentro la carne, sapessi la carne di maiale. Ah, ok. E sarà quella che poi andrà a fare il nostro buon sughetto. Ah, ok, perfetto. Quindi va fatta sgrassare bene. Quindi ci rivediamo tra un po' che la facciamo sgrassare bene. Perfetto, ok. Allora, sempre fase preriscaldamento, perché comunque ce ne vuole perché scaldi, ma intanto almeno aiuta la nostra carne a perdere il grasso che dicevamo prima. A questo punto, visto che è sgrassata, io vado a mettere le mie spezie. Ah, il segreto! Sì, non ne metto tutte perché la carne non è tantissima, perché le spezie sono molto forti, quindi non vado a metterle tutte. Ne ho messe un 3 cucchiaini di quello che ho fatto. Poi quella è a scelta, se li volete mettere, se no fate come fate sempre. A questo punto metto il sale. Sale fino o sale grosso? Io metto sempre sale grosso perché si scioglie meglio. Ah, ecco. Vado per gradi, ne ho messe un po', poi dopo lo aggiustiamo alla fine. Tanto c'hai l'assaggiatore. A questo punto andiamo a sfumare il vino rosso. Non hai usato un Chianti? No, purtroppo non ce l'ho, perché il Chianti mi piace berlo. Ah, ecco, capito. Potremmo anche fare il programma a mano, però e mettere una temperatura più elevata. Però comunque se già è impostato la ricetta del ragù, usiamo quella, così la seguiamo passo passo. Okay. Ci siamo quasi, facciamo sfumare bene e poi ripartiamo. E ora il signor pomodoro. È sfumato il vino e quindi vado ad aggiungere il pomodoro. Questi sono 330 ml di pomodoro, la bottiglietta è da 330. Poi tutte le informazioni e i dettagli sono tutti in descrizione o comunque gli ingredienti sono scritti un po' ovunque. A questo punto abbiamo inserito tutti gli ingredienti, quindi vediamo che però lui continua a fare il preriscaldamento. A questo punto noi vogliamo avviare la cottura, quindi facciamo il tasto indietro, arrestare la rosolatura, sì. Quindi ci dice di chiudere la nostra mitica manopola. Ci chiede se vogliamo avviare la cottura, vediamo sì. E a questo punto parte il preriscaldamento della pentola a pressione. 10 minuti e il ragù è pronto. Andiamo a berci un bicchiere di vino, mettiamo l'acqua per la pasta e apparecchiamo. E dunque, mentre c'è lo schiavo che cucina, noi intanto cin cin, ci beviamo un bicchiere di rosso. Questo è il Chianti, però no? Non sì, è quello, sì. Non è il Tavernetto. No. Allora, due parole, voglio spendere due parole per dirvi un attimo il perché abbiamo comprato il Cuqueo e perché ve lo consiglio e perché facciamo i video sul Cuqueo, perché comunque per delle persone come noi, come voi, probabilmente indaffarate sempre tra lavoro, casa, figli e quant'altro, il tempo per cucinare è sempre meno. Purtroppo la vita è sempre più frenetica, quindi a noi dà molto una mano. Devo essere sincera, noi siamo una famiglia abbastanza grande e quindi non cucinare, sono grosso io. No. Cucinare diventa una necessità abbastanza importante, quindi perché privarsi di alcune ricette come di brasati, di ragù, di ricette un po' lunghe che comunque richiedono molto tempo, richiedono di star lì davanti al fornello? No, perché abbiamo ora in questa epoca tanti di quegli aiuti che è bene sfruttare, quindi io in primis non ci credevo, l'abbiamo comprato perché comunque non avevamo la cucina montata e ci serviva un qualcosa per mangiare un qualcosa di caldo quando ci siamo trasferiti, però sinceramente ora non ne posso più fare a meno.
Cosa fondamentale, poi chiudo qui l'argomento, è che non importa fare solo le ricette che sono impostate nel cookeo, vedrete che imparerete ad usarlo anche per altre ricette. Quindi non vi fossilizzate solo su quelle, è una pentola a pressione ed una pentola normalissima come tutte le altre, quindi le procedure sono sempre le stesse. Dico solo una cosa a tutti i maschietti, ho provato a usarla anch'io e in effetti riesce a fare delle cose abbastanza interessanti, ma più che altro mi diverto, mi metto lì, oltre ai fornelli normale, usare. Sì, poi molto veloce, mio figlio torna da scuola da solo, si fa la pasta in 4 minuti mentre porta fuori il cane, lui poi quando torna si trova il piatto di pasta caldo già pronto. Va bene, andiamo di là a vedere perché secondo me ci siamo già, ho sentito un bip bip, sì? Andiamo a vedere. Non l'ho sentito. Sì, io sì, io sì. Ciao. Ciao. Fine cottura, suonato, ha finito i 10 minuti, sta buttando fuori l'aria con una classica pentola a pressione. Dalla valvola qua dietro. E dietro abbiamo i raccogli gocce, mi raccomando, sempre, bisogna fare sempre attenzione che ci sia, perché sennò comunque l'acqua cadrebbe sul piano. Ok. Ci siamo, sta svuotando e andiamo a vedere il nostro bellissimo ragù. Intanto l'acqua per la pasta sta andando, faremo una buonissima tagliatella all'uovo integrale con piano a induzione, perché noi siamo moderni, la nostra pasta integrale di chi è? Di Luciana? Di mia cugina? Sì, Luciana Moscone, l'ho presa alla Coppo, l'ho trovata alla Coppo, c'è anche di farro. Questi sono 250 grammi, direi che stasera siamo soli soletti, ci basta e ci avanza per primo e secondo, perché tanto la tagliatella del ragù è un piatto unico. Ok, ora fra un po' ci darà il buon appetito e rimarrà in caldo. Ok, ci sta dando il buon appetito, noi andiamo ad aprire, così lui ci dà anche la possibilità di continuare la cottura se non vogliamo, è sufficiente, allungarla eccetera. Sblocco. Oh. Voilà. Voilà, io direi, lui continua a suonare perché devo svuotare il portagocce, ce lo ricorda, io direi che è perfetto, ha fatto l'olietto come si dice in Toscana, l'olietto in modo tale che rimane attaccata, sì, che almeno amalgama la pasta, perché senza olietto, stai facendo l'assaggio? Sì, ora mi ustiono, ecco infatti, senti, piccato di sale. Si sta ustionando, bene. C'è dietro il chiantino. Ho il chiantino. È là dietro il chiantino. Perfetto. Sì. Anzi, forse due chicchi di sale. Andiamo ad impiattare quando la pasta è pronta e ci rivediamo più tardi. Signori, ci credete che questo è stato fatto in 10 minuti. 10 minuti totale, alla fine diciamo tra cottura, pasta e quant'altro, mezz'ora. Però in mezz'ora. No. Neanche 20 minuti, 20 minuti. Attenzione, questa è la nostra tagliatella al ragù. Che adesso io vado via. Ehi, quello è mio. Stai inquadrando tutto il bordello, no? Già, scusami, torno qua. Assaggiamo? No. Dai, assaggia, assaggia tu, dai. Di solito assaggio io, ma. Sono sbrigolata? No, tranquilla, tutto a posto. Buonissima. Bene, allora andiamo a tavola. E per stasera buona cena a tutti, giusto? Sì, al prossimo video. Al prossimo video. Ciao. E chi comincia? Tu. Ok. Niente. Allora ti volevo ringraziare. Se ti è piaciuto quello che hai visto, siamo alle prime armi, dunque metti mi piace qui. No, non si qui, vede che siamo alle prime armi. Non lo so, da qualche parte intorno c'è qualcosa che c'è un pollicino che fa così, tu metti mi piace, ok? Io ciao! Nel link in descrizione troverete comunque... Del video. Del video. Come si dice? Tutto quello che abbiamo usato, informazioni, elettrodomestici, alimentari, anche le mail del supermercato dove le abbiamo comprate. Ciao! Le mail del supermercato. Ciao! Fa lui!